La Juventus, a 30 anni dalla scomparsa, ricorda sul proprio sito la figura del capitano storico dei bianconeri. È morto Gaetano Scirea in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per seguire la squadra, che sarà prossima avversaria della Juventus nella Coppa. È tarda serata di domenica 3 settembre 1989. L'Italia sportiva, e non solo, apprende la tragica notizia. È Sandro Ciotti ad interrompere il programma e ad annunciare la scomparsa del campione. L'Italia però, in quel momento, prima ancora del fuoriclasse, piange l'uomo. Gaetano aveva solo 36 anni e lasciava la moglie Mariella e il figlio Riccardo. Sono passati 30 anni esatti, si legge sul sito bianconero, ma l'eredità di Scirea è ancora intatta sul campo, dove ha vinto tutto. Un mondiale, 7 scudetti, tutte le coppe organizzate dalla UEFA, un intercontinentale, 2 coppe Italia. Ma forse, e soprattutto, è quello che ha lasciato fuori del campo, che resterà nel cuore dei tifosi bianconeri.